Progettazione di componenti meccanici e oggi diciamo, portiamo avanti il dimensionamento dei cuscinetti, va bene? In modo particolare vediamo questo dimensionamento in tre parti principali. Allora, la prima parte è la parte diciamo, dove il cuscinetto viene ad essere alloggiato, quindi la parte dell'albero dove alloggia il cuscinetto prende il nome di perno. Va bene, quindi andremo a vedere velocemente questa parte. Come vedremo, ha un dimensionamento specifico. È vero, il perno fa parte dell'albero, Non sarà però. già dimensionato il cinese. Non sarà già fatto dimensionare L'avete il cinese. fatto un po' il professore di disegno. Quindi, seriamente, si prevede anche a meccanica. Magari io ve lo faccio in maniera un po' più strutturata, vedrete. Anche perché voi sicuramente avete fatto solo gli uscinetti volventi. Per esempio, le bronzine non avete fatte. Invece, qui si fa tutto. Poi abbiamo due cuscinetti radenti e poi vedremo perfino ultimo gli uscinetti volventi, e già avete visto a disegno. Allora, io non entro in merito alla spiegazione dei uscinetti perché l'anno scorso abbiamo dedicato proprio a questo scopo molto tempo all'aspetto qualitativo, va bene? Cioè, cosa sono uscinetti radenti, cosa sono uscinetti volventi, come si suddividono. A sua volta abbiamo visto che appunto i radenti, così come i volventi, si dividono in tre famiglie, che sono i assiali. I radenti a sua volta si dividono in assiali, radiali, misti. Questa stessa suddivisione vale per entrambi, sia per i cuscinetti volventi sia per quelli radenti, va bene? Sia i volventi che quelli radenti. Ok, a sua volta poi l'anno scorso abbiamo visto che i cuscinetti volventi si dividono in quattro famiglie, che poi è quello che caratterizza poi diciamo, la nostra, diciamo, anche quando andremo a ridimensionare capiamo un attimo questa divisione, cosa comporta, e se abbiamo divisione di cinematica, dove l'ha messo? La divisione era cinematica. Questa roba magari riguardatevela un attimo. Era cinematica, strutturale, elemento volvente, scrive e dimensionale. Vedremo poi questo cosa comporta nello specifico, va bene? Quindi gli uscinetti volventi poi a sua volta si dividevano in queste quattro categorie, va bene? Ok, capisco che questo me lo manda a capo. Ok, quindi questo è quanto come introduzione. Quindi partiamo subito da vedere il perno. Va bene, questa è un po' la suddivisione che ci porterà avanti il salva un nome. Quarta ifi.
Meccanica e macchine, meccanica, ridimensionamento, cuscinetti, prima lezione. Vediamo perché, diciamo, partiamo dal perno. Il perno è una cosa importante per due motivi. Ci serve direttamente quando andremo a dimensionare il cuscinetto radente, perché vedremo che esiste una stretta correlazione tra il dimensionamento di una bronzina, o meglio di un cuscinetto radente, e diciamo il perno stesso, almeno nel caso dei perni di tipo nei cuscinetti radiali, nei cuscinetti radenti di tipo radiali, che erano appunto le bronzine, perché non so se vi ricordate, avevamo anche dei nomi, no? Cioè l'assiale solitamente è chiamato ralla, il radiale è chiamata solitamente bronzina. Questo è quello, diciamo, volgarmente, diciamo, associamo, anche se non è proprio giusto, perché la bronzina fa più riferimento al materiale, la ralla fa più riferimento, diciamo, al tipo di reazione vincolare che il sistema genera. Però, diciamo, questo in linea di massima è quanto. Perché è così importante dimensionare il perno? È importante dimensionare il perno perché se questo è il nostro albero, visto, diciamo, in una terza dimensione, l'albero finisce per avere una variazione abbastanza netta di diametro, una netta variazione di diametro, ora io disegno male, ma cioè praticamente si viene a creare una sorta di superficie d'appoggio. Cioè varia bruscamente il diametro passando da un certo valore a un altro. Questa variazione di diametro serve nei cuscinetti volventi per creare uno dei modi per creare quello che si chiama spallamento, per creare una base d'appoggio per l'anello all'interno del cuscinetto, va bene, per il bloccaggio assiale. Nella bronzina, come vedremo, fornisce proprio la parte integrante che serve per permettere, diciamo, alla bronzina di poter operare, perché in questo spessore, questo qui che definisco verde, si viene a creare appunto la bronzina. La bronzina appunto risulta essere una sorta di boccola, va bene, che abbraccia l'albero e gli garantisce, attraverso le azioni vincolari, il sostentamento, impedisce all'albero di muoversi, va bene, gli impedisce solo la rotazione. Sì, però il perno nasce dalla bronzina. Perché si fa questa forma? Perché qui ci venga a alloggiare quella che si chiama appunto bronzina, va bene? Questa qua. Ma il perno? Il perno è la parte dell'albero su cui alloggia il cuscinetto. Questo si è già visto anche questo l'anno scorso, va bene? Può essere un componente a sé stante o veramente una parte dell'albero su cui alloggia il cuscinetto. Perché è così importante, diciamo, identificare questa zona? Come vedremo è importante sia per la parte, diciamo, strutturale del perno stesso, quando noi dobbiamo andare a determinare in maniera, diciamo, specifica se il perno è in grado di resistere o meno a queste sollecitazioni, indipendentemente dal dimensionamento di un albero. E questo la vediamo come mai. Inoltre il perno ha senso perché, come vedremo, caratterizza il dimensionamento della bronzina, perché il dimensionamento della bronzina passa attraverso la sua lunghezza. E la lunghezza della bronzina va poi in ultima analisi a influenzare la lunghezza del perno stesso. Allora, le dimensioni caratteristiche innanzitutto del perno sono il diametro D e la lunghezza L. Queste due grandezze, diciamo, devono stare dentro dei rapporti ben definiti. Io mi penso proprio un attimino ora su questa cosa del perno. Fine ora. Non mi hai capito, sai? Ho detto non ho capito l'ultima parte. Allora, il perno si caratterizza per queste due, caratteristiche fondamentali, la lunghezza e il diametro. E a livello, diciamo, anche strutturale, normativo, il rapporto L su D deve stare entro dei rapporti ben definiti. Bene, il rapporto L su D va tra 0,8,
minore di rapporto L su D. Cos'è sto 0? Il valore deve avere minore di 2. Questi sono solitamente il rapporto L su D, cioè io non posso allungare troppo l'L in base ai D che ho a disposizione, va bene? Quindi devono essere il rapporto, anche se molte volte si preferisce non superare 1,5 volte. Questo è come proporzionare all'incirca un perno, va bene? Quindi il perno non può essere troppo lungo rispetto al diametro che ha, perché altrimenti questo è cosa genera? Si rompe la flessione. Bravo, il perno della flessione. Perché? Perché il perno, a differenza, diciamo, dello studio dell'albero, prevede uno studio specifico? Allora, noi abbiamo visto fino ad oggi, diciamo, abbiamo dimensionato l'albero, sezione critica, e abbiamo preso il punto più critico dove l'albero si poteva rompere. Questo, diciamo, è un primo approccio. Però l'altro approccio è questo, cioè una volta ho dimensionato l'albero in quella maniera, devo anche controllare che le parti dell'albero dove va a alloggiare i cuscinetti non siano troppo fragili rispetto alla parte rimanente. Perché? In questa maniera cosa succede? È quando soprattutto c'è una variazione di diametro abbastanza brusca come questa, quindi tra i D e il D1, che è il diametro dell'albero più grosso, anche perché la norma che cosa dice? Dice che per gli spallamenti, spallamenti sono, non so se vi ricordate, l'anno scorso l'abbiamo fatti, va bene? Abbiamo fatto lo spallamento, è la parte dell'albero su cui appoggia l'anello interno di un cuscinetto, o in questo caso dove appoggia proprio l'elemento bronzina. Ora, per quanto riguarda lo spallamento del cuscinetto volvente, quindi il cuscinetto per esempio a sfera o comunque l'anello interno, la norma dice che sarebbe bene che D1 sia il 20% più grande di D. Che vuol dire? Vuol dire se D è 10 mm, D1 dovrebbe essere almeno 12 mm. Quindi questa variazione di diametro rischia di essere abbastanza rilevante. Poi chiaro? Anche del cuscinetto altrimenti. No, questo diciamo a prescindere, perché lo spallamento per un cuscinetto volvente, il diametro non dipende dal tipo, diciamo, perché lo strutturale del cuscinetto volvente, che è l'anello interno, diciamo più o meno a dimensioni simili nei vari tipi di cuscinetti, quindi non dipende, perché chiaramente vi devo garantire una superficie d'appoggio dove effettivamente l'anello interno riesce ad appoggiare. Questa variazione così importante di diametro entro il 20%, seppur nei cuscinetti volventi, finisce per generare nel cuscinetto, nell'albero stesso, una forma strutturale un po' particolare. Perché? Perché cosa fa? La parte, diciamo, dell'albero di diametro di 1 finisce di essere un ordine di grandezza più rigido della parte D. Quindi in caso di flessione dell'albero, la parte di perno non subisce il contributo della parte più robusta di diametro di 1, ma finisce per dover in parte supportare la deformazione da solo. E quindi, come giustamente ha detto prima Damiano, questa parte di perno finisce per lavorare a flessione. E cosa succede? Se si va a lavorare per esempio a flessione o anche a torsione, finisce per cui la parte di destra, quindi quella a diametro di 1, è come un elemento rigido per la parte di. Quindi questa parte di fatto non si deforma, è come fosse rigida, è come fosse un porta da incastro. E quindi si deforma solo la parte di sinistra. Quindi noi dovremo andare a dimensionare questa zona come se questa parte fosse un vincolo di incastro, cioè come se il nostro albero avesse questo vincolo qua, l'incastro, e questa è la parte a diametro di 1, e il perno lungo L di diametro D. Dovremo andare a determinare il diametro D che resista a, e il punto critico per questo perno è ovviamente questa sezione, dove si incastra, dove cambia diametro. Questo è l'eventuale punto candidato alla rottura. E questa è la sezione critica, cioè la sezione A, questa qua, va bene? Quella che vedete disegnata in blu. E questo è un punto candidato alla rottura, va bene? Quindi in questo caso come si dimensiona il perno? Quindi siamo al punto 1. In questo caso il perno si dimensiona supponendo che sia soggetto anche lì a flesso torsione.
Allora, qui può dipendere da che perna abbiamo. I perni si dividono in due famiglie. Perno estremità. E perno intermedio. Mi sembra sia questo il nome. Per estremità sono sicuro. Il perno intermedio non mi ricordo se è il nome giusto. Comunque concettualmente quali sono? No, sono, i nomi sono giusti. Allora, i perni di estremità sono questi, per esempio, là, dove l'albero è soggetto solo a momento flettente. I perni intermedi sono questi qua, questo in B, dove oltre all'eventuale momento flettente ci può essere la presenza anche di momento torcente. Chiaro? Quindi sono perni di estremità quelli dove è solo il momento flettente, sono perni intermedi quelli dove è solo il momento, dove è la combinazione di momento flettente e momento torcente. Va bene? Ora, nel caso, diciamo, del perno, che cosa facciamo? A parte la formula che vi dà il manuale, possiamo, anche se questo, diciamo, vi resta più semplice, ragionare come fosse un pezzo d'albero, come abbiamo fatto fino ad oggi, va bene? Allora, come riapitolando, nel perno d'estremità abbiamo solamente momento flettente. Nel perno intermedio abbiamo momento flettente e momento torcente. Chiaro? Allora, fatto è stata presentata premessa, poi noi siamo in grado di dimensionare questo elemento come fosse un albero. Con l'unica diciamo, considerazione da fare è questo. Noi abbiamo detto il perno è come se fosse una parte d'albero incastrata. Consideriamo su questo il carico, che è diciamo, la reazione vincolare che il cuscinetto deve vincere. Questo da cosa si determina? Si determina dallo step 1. Step 1 che ci determina le forze esterne, quindi carichi e reazioni vincolari. Quindi noi, in base allo step 1 determiniamo la reazione vincolare che agisce sul perno, quindi sul cuscinetto. Quindi una volta io ho R, chiaro, ho la reazione vincolare che c'è sul cuscinetto, suppongo che questa sia applicata in L mezzi. Ma quello è un perno intermedio. Oh, questo è qualsiasi perno sia. Allora, No, per io essere in estremità deve essere posizionato. non è detto. No. Dipende come sono messe, diciamo, come sono messi. Allora, solitamente i perni di estremità sono soggetti solo a flessione, perché se io prendo un albero, ci metto qui un perno, il perno è dove c'è il cuscinetto, prendo un cuscinetto qui, è chiaro che se io ho le ruote qui, questa è la ruota motore, questa è la ruota condotta, è chiaro che questi sono due perni di estremità, sono soggetti solo a momento flettente, perché la torsione è qui. È tra la sezione A e la sezione B. La sezione C sicuramente è soggetta a solo flessione. Se il perno diventa invece un perno diciamo intermedio, Cioè, se tipo il perno fosse tra A e B, se lo metto qui per sarebbe esempio, se il perno D lo intermedio. metto qui, a questo punto questo è soggetto a flesso-torsione. Dipende dove è messo, va bene? Allora, a prescindere tutto, noi abbiamo lo studio, come siamo abituati a fare, step 1, step 2, step 3, va bene? Quello abbiamo visto dall'inizio dell'anno. Quando facciamo lo step 1 determiniamo carichi e reazioni vincolari. Carichi dallo studio meccanico del sistema, le reazioni vincolari dalla statica, dall'applicazione della statica, va bene?
Una volta determinata la reazione vincolare, localizziamo il nostro perno, ci concentriamo sul perno, che è diverso da tutto l'albero. Localizziamoci sul perno e consideriamo sul perno se c'è o meno un tipo di sollecitazione il perno è in grado di sollecitare. Quindi noi possiamo dimensionare l'albero con il diametro D, come sappiamo, e poi ci concentriamo a vedere, nell'ipotesi che ci sia il perno, quindi che ci sia una parte dell'albero diversa in diametro, quello succede nel perno. E quindi consideriamo la forza R, che è la reazione vincolare che abbiamo, poi consideriamo il L mezzi, cioè la distanza, supponiamo che il carro sia appoggiato a metà del perno, perché ovviamente il cuscinetto è un carico distribuito, chiaro? Quindi supponiamo che equivale a un carico concentrato nel punto di mezzo, chiaro? Perché di fatto il carico che agisce su un cuscinetto è un carico distribuito su tutta la lunghezza, no, del perno. Quindi sostituiamo a questo equivalentemente un carico che è pari alla risultante di tutto questo, quindi all'area di questo sarebbe un carico per unità di lunghezza. Sostituiamo a tutto questo un'unica forza che è QL per L, quindi è il carico Q, quindi la risultante della reazione vincolare, applicata nel punto di mezzo. Va bene? Con questo concetto possiamo andare a fare il calcolo sia del perno d'estremità sia del momento torcente. Come facciamo? Allora, perno d'estremità è soggetto solo al momento flettente. Va bene? Momento flettente, come abbiamo visto quando facciamo l'analisi di verifica, è uguale a 32. Scusate, è. No, sì, 32 per il momento flettente fratto pi greco di alla terza. No, Nella struttura di Cerubbio. questo viene dopo perché c'è di 3. Ok, e il momento flettente a che cosa è uguale? È uguale a 32 per momento flettente. Il momento flettente non è altro, è la reazione vincolare per L mezzi, chiaro? Che è il braccio, va bene? Questo è il momento flettente, perché la sezione critica si dà per scontato sia A, quindi questo lo calcoliamo in A. Questa era la definizione momento flettente, scusa, di stato di sollecitazione, di sigma massimo. Ok? E quindi era questo, va bene? Fatto così, io che cosa faccio? Posso andare a determinare la sollecitazione che venga a avere in base alla, il sigma in base alla lunghezza del perno, Ma relazione il D3 diametro. prof, ma Eh? sarebbe, ma il D3 qual è? Il diametro alla terza, il diametro dello piccolo alla Il terza? diametro, bravo, il diametro del perno. Ok? Ok, grazie. Ora, questo sarebbe, diciamo, concettualmente. Di fatto poi cosa consideriamo noi? Consideriamo che nel caso ci sia il momento flettente e basta, il nostro momento equivalente, quello che facevamo nello studio di progettazione, concilia un momento flettente. Perché qui abbiamo solo questo, va bene, si è detto nell'estremità. Quindi in questo caso, come si fa a determinare il diametro minimo o l'L minimo? Qui noi abbiamo che il diametro minimo era uguale alla radice cubica di 32 per il momento flettente. Qui il momento flettente è pari a R per L mezzi fratto pi greco sigma ammissibile. Quindi questo viene radice terza di 16 per la forza R, la reazione vincolare o FA, per L, fratto pi greco sigma ammissibile. Ok? E questa è un po' la formula che riporta il manuale. Va bene? Ok? Potrebbe fatemi non dire per Non mi piacere. avviso. Non è che potrebbe tornare in dove era prima Sì, su ora ti ci 3 in ritorno, dubbio. guardavo come verrà posta lui. Momento flettente FA L mezzi. Qui ricava il pi greco di 3, D uguale
Ah sì, va bene, fa come ho fatto all'inizio io, soltanto 32 di 3. Guardiamo come fa a passare da 32 a 5. Ah, lo fa approssimativamente, fa 32 fratto 2 fratto pi greco all'incirca lo considera 5. Vabbè, cambia poco, concettuale. Che ora lui lo fa con considera praticamente lo fa con questa sopra, va bene? Lui non usa questa sotto, ma usa quella sopra, è manuale. Considera questa, che è il sigma, lo stato di sollecitazione. 32, momento flettente, pi greco di 3, viene 32, la reazione vincolare L fratto pi greco di 3, dove R è la reazione vincolare, non il raggio. A questo punto lui cosa fa? Il sigma lo considera un sigma ammissibile, che è il massimo che posso portare interno. Ah, A questo punto lui cosa fa? quindi. Porta il D fuori e dice che il D alla seconda ne lascia uno dentro, è uguale a 32 fratto 2 fratto pi greco, quindi 32 fratto 2 pi greco lo considera approssimativamente uguale a 5. E quindi lui dice di 2 uguale a 5 per R, R è la reazione vincolare, lui la chiama la forza, R, per L su D, dove L su D è il rapporto perno diametro che io devo traguardare, che se detto va tra 0,8 e 2 o tra 0,8 e 1,5, meglio, un po' più cautelare. Io qui posso mettere il rapporto L su D 1,5 e quindi posso rilevare il diametro effettivo del perno. Allora, ipotizzo L su D per esempio 1,5. Rilevo D, che è la radice di 5 per la reazione vincolare per 1,5 e ricavo il diametro del perno. Una volta arrivato il diametro del perno, posso rilevare L come una volta e mezzo il diametro. Oppure, se ho preso L su D uguale a 1, posso considerare il diametro uguale alla lunghezza del perno. E così ho dimensionato il perno d'estremità. Va bene? Ci siamo? Analogamente posso fare per il perno intermedio. Per il perno intermedio, chiaramente qui abbiamo. Allora, qui lui vi dà anche una formula per calcolare il sigma ammissibile nel caso del perno di estremità o intermedio. Il sigma ammissibile fa come si fa a noi, va bene? Fa il sigma di rottura fratto 1,5 per da 4 a 6, perché siamo in posizione di flessione rotante. Va bene, quindi 1,5 che va da 4 a 6 fa circa 9, lui mette 8, 10, chiaro. Carico di rottura fratto 8 e 10. Il numero va tra 8 e 10. Ma questo non aggiunge niente a quello che abbiamo già visto noi, che è il nostro sigma ammissibile. Chiaro? Rimane uguale. No, è come si faceva noi, è sigma di rottura Sì, è la stessa fratto 1 e cosa. mezzo per un numero va da 4 a 6. Se uno piglia 6 viene 9, cambia È poco. coefficiente di Sono coefficienti sicuri. E quindi lui mi dà direttamente la formula, va bene, carico di rottura fratto un terzo GR, dove GR va da, in modo insomma che complessivamente venga il rapporto fra RM e un numero tra 8 e 10, va bene? Bene, nel caso diciamo di carico di flesso torsione, siamo di fronte diciamo al caso che abbiamo già visto, in cui diciamo il momento equivalente nel caso della flesso torsione è questo, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto l'analisi di verifica. Il momento equivalente è la radice del momento flettente alla seconda più 0,75 il momento torcente, e questo lo calcolavamo conoscendo il momento flettente, il momento torcente, il momento flettente che è sempre
quella abbiamo visto fino ad ora, che è la reazione vincolare per il diametro mezzi, e il momento sorgente lo conosciamo in base al tipo di torsione che il perno deve garantire. Va bene? Quindi, una volta rilevato il momento equivalente, possiamo rilevare dalla formula che sappiamo, questa diciamo è quella che conosciamo anche per determinare il diametro minimo, radice cubica di 32 per momento flettente. Allora, lui dice, calcolate il diametro, la L con la I 17, lui dice appunto che cosa? Che in questo caso si determina il diametro con la formula che sapete, radice terza di momento equivalente per 32 fratto pi greco sigma ammissibile, dove il sigma ammissibile sappiamo che calcolarlo, è chiaramente il sigma di rottura fratto i due coefficienti C1 e C2. Quindi è il numero va da 8 a 10, ma abbiamo visto, questo è lo step 3 che abbiamo visto nell'analisi di progettazione. A questo punto io riavo il diametro, come sapevo fare, e poi rispetto a L lo riavo rispettando il rapporto L su D, va bene? Cercando di fare in modo che il rapporto L su D vada tra 0,8 nel mezzo. Chiaro? Siamo. Allora, questo è per la determinazione del perno. Chiaramente, come vedremo, la lunghezza del perno quando andiamo a dimensionare la bronzina è un elemento che non può essere determinato da solo, perché chiaramente cosa succede? Quando io vado a determinare, quindi il dimensionamento del perno e la determinazione della bronzina, soprattutto quindi l'elemento radente è collegata perché quando io vado a dimensionare un cuscinetto radente, che è una bronzina, un qualcosa che abbraccia questo perno, se io aumento o diminuisco la lunghezza, condiziono la pressione che agisce sulla bronzina. Chiaro? Perché più che è lungo il perno, più che aumenta la superficie d'appoggio. Quindi a parità di carico di reazione vincolare diminuisce la pressione che agisce sulla bronzina, che è l'elemento che la rompe, perché la bronzina va dimensionata non a rottura, ma a resistenza alla pressione. Perché più che aumento la pressione in una bronzina, più che aumento due elementi. Aumento sì da una parte la sollecitazione, quindi la bronzina è più soggetta, tra virgolette, a rompersi, ma la cosa importante è che la bronzina lavora ad attrito radente, aumentando la forza di pressione. Cos'è che aumenta? Questo si è visto anche l'anno scorso. Aumenta l'attrito. Aumenta l'attrito, quindi che vuol dire che se io prendo la forza d'attrito e la unisco alla velocità con cui l'albero ruota, si viene a generare cosa? Un effetto di dissipativo della potenza. E quindi come si dissipa la potenza all'interno del sistema bronzina perno? Cosa si trasforma? In calore, eh? Quindi l'altro elemento che può danneggiare la nostra bronzina non è solo la pressione semplice, ma è anche Ma solo il il riacqua. riscaldamento. Poi essendo fatta di bronzo, se a un'alta temperatura si rovina più facilmente, molto più No, questo è l'opposto. Il facilmente. bronzo viene fatto perché resiste bene alle temperature, però tutto ha un Bisogna fare limite. un video. Sì, va meglio per cucinare. La... Più resistente ancora. Tutto ha un limite. Quello che vedremo è che ovviamente l'indicazione che ci viene dal riscaldamento,
Può essere ovviamente contrastata e condizionare la progettazione perché se ci viene un riscaldamento eccessivo ci saranno dei valori, oltre i quali ovviamente, seppur accettabili, richiedono una lubrificazione specializzata che permette la riduzione del calore che si viene a generare. Quindi ora, quando ora noi andiamo a dimensionare la bronzina, che è l'elemento 2, vedremo che parte del ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora può condizionare lo studio e il dimensionamento della bronzina, proprio perché la bronzina andremo a dimensionarla prima a pressione ammissibile e poi a riscaldamento. E qual è l'elemento geometrico che caratterizza il dimensionamento della bronzina? Noto il diametro del perno, che proviene dallo studio che abbiamo fatto fino ad ora. Dipende da L, quindi andremo a dimensionare la bronzina determinando la lunghezza della bronzina e quindi la lunghezza del perno. Chiaro? Ci siamo? Ma L non dovrebbe essere più marginale l'importanza. Nella bronzina è fondamentale. No, ma dico che la pressione, Come il marginale? riscaldamento, è più importante il diametro. Eh Cioè, se no, ci eh no, attrito, eh no. poi se la bronzina è lunga 20 mm, Perché io se te, 100. se te tu prendi la superficie dove appoggia la bronzina, la superficie dove appoggia la bronzina è la corona sferica, questa qua. E la superficie, noi la supponiamo che è equivalente nei calcoli al rapporto, al prodotto L per D. Questa è la superficie dove appoggia la bronzina. Sarebbe giusto scrivere cioè pi greco di I per L, però per convenzione I pi greco, diciamo, non si considera L per D e si considera la superficie laterale del perno su cui appoggia la bronzina. Quindi noi per ridurre la pressione dovremo aumentare a parità di D la lunghezza. E quando noi andiamo a dimensionare la bronzina, come vedremo, dimensioneremo L, controllando che L sia nel rapporto corretto che non dobbiamo superare. Chiaro che è questo. Se superiamo questo rapporto, siamo costretti a variare anche il diametro per rientrare in quei canoni lì. Perché? Perché se la bronzina scalda troppo, quando abbiamo dimensionato il perno, dobbiamo necessariamente modificare anche il diametro oltre la lunghezza. Chiaro? Questo si scalda troppo. Eh? Se scalda troppo dovremmo ritirarlo per Prima si prova a modificare la lunghezza, aumentandola. Se non basta, se non riesce a rimanere nel rapporto 2, devi modificare il diametro. Chiaro? Cioè non può fare un perno lungo 3 volte il diametro, perché poi finisce per flettere. Chiaro? Quindi se la bronzina è troppo caricata, troppa forza sulla bronzina, necessariamente si è costretto a... Psst. Ma perché andare a giro mentre parlo? Non ce la fa sta sera. Ragazzi, ma questo dovevi fare? Siete Ah, 8 ore alla questo maturità. è il mio. Voi dovete stare 8 ore alla maturità. 8 ore. Ma la modalità se mi iscrivi, Non vi penso. potete alzare così, ve lo dico prima. Perché vi steccolano. Voi dovete stare fermi al tavolo. Una volta in bagno ci potete andare, no, 100 volte. Cioè, se sto vizio ogni mezz'ora può balzare. Allora, ok, andiamo a vedere allora questo dimensionamento tenendo per conto che questa è la superficie, va bene? Quindi, allora, cosa facciamo noi? Una volta individuato il nostro diametro del perno, supponiamo che la pressione, ora vediamo il 2, il dimensionamento della bronzina. Come si è detto, la bronzina si determina a pressione. La pressione a cosa è uguale? È uguale alla reazione vincolare che agisce sulla bronzina, che è uguale a quella che va sul perno, fratto la superficie, che è L per D. Va bene? R è sempre la forza R è vincolare. sempre la reazione che agisce sulla bronzina. A questo punto dobbiamo determinare, abbiamo due tipi di verifica, la verifica a pressione e la verifica a riscaldamento.
qui siamo a parlare della 2, va bene? Quindi della, questo si leva, si fa dopo, siamo a parlare, dopo avete terminato l'1 e il perno, siamo a parlare di bronzine. Ok? Quindi la bronzina si determina a pressione e a riscaldamento. Allora, la pressione, si è detto, convenzionalmente si considera, perché poi la più ammissibile andremo a trovarla nelle tabelle, e quindi la più ammissibile si riferisce a una P calcolata in questa maniera, ovviamente, no? Questo dovrà essere minore di una P ammissibile per soddisfare il punto 1. Ora, qui siamo a parlare, in questo caso, delle bronzine radiali, dove la superficie è L per D. Chiaro? In questo caso, andiamo nelle tabelle, il manuale vi presenta. Eccolo qua. E in base al materiale della bronzina, in base all'applicazione che avete, rilevate il valore di P ammissibile. Una volta avete rilevato il valore più ammissibile, cercando di vedere anche un'indicazione chiara del rapporto L su D, che deve essere il massimo e il minimo del rapporto a seconda dell'applicazione, che come vedete va da, delle volte si ferma 1,5, delle volte arriva a 2, a seconda dell'applicazione che avete. Chiaro? Una volta avete rilevato il P ammissibile alla tabella, calcolate l'L minimo come? Con P ammissibile uguale alla forza che agisce fratto L minimo per D, e rilevate l'L minimo come la reazione vincolare fratto la P ammissibile dalla tabella per il diametro del perno che avete scelto. Una volta avete trovato l'L minimo, andate a prendere un valore di L che ovviamente leggermente superiore al valore minimo che vi viene, rispettando il rapporto L su D, facendo questa terza verifica, che è la verifica del rapporto L su D. Se il rapporto L su D vi viene superiore a quello riportato in tabella, dovete necessariamente modificare il D. Cioè, quando è arrivato L minimo, vai a prendere l'L superiore all'L minimo calcolato, sì, e verifica il rapporto L su D stia, ah, sì, okay, in questo riporta la tabella il 62. Se non ci sta, modifichi il diametro. Chiaramente te, quando hai fatto la progettazione del perno, hai trovato il diametro minimo, se lo vai a aumentare certamente ci stai dentro. Chiaro? L'ultima verifica che resta da fare è il riscaldamento. Il riscaldamento si fa P per V, e anche qui c'è un valore massimo che può sopportare. Come si fa? Attenzione a trovare il V. Il V è un po' particolare, perché quando si va a fare il P per V, la velocità periferica, che è quella dove sfrega nella bronzina, perché te qui tu hai una velocità su questo albero qui. Se questo albero qui ruota, qui tu hai una rotazione, o tu hai un numero di giri, tu lo riporti ad omega, in questo punto tu hai una velocità tangenziale V che dissipa sul, in base alla forza d'attrito, una potenza. Chiaro? Ok? E quindi se facendo il P per V, che cosa fai? Determini la potenza dissipata per calore. Chiaro, oltre superiore a certi limiti, o per il materiale o per il tipo di applicazione, l'oggetto si rovina. A questo punto, cosa fai? L'importante, quando fai P per V, tieni conto delle grandezze non sono uniformi, cioè il P lo calcoli in newton su millimetro quadro, quindi vorrebbe dire che LD lo consideri in millimetri e il V lo trovi in metri al secondo. Fai questo prodotto, va bene, dove V è qualcosa uguale, V sarà uguale a omega
perdi in mezzo che hai, va bene, dove omega lo ricavi come 2 pi greco n fratto 60, dove n è il numero di giri dell'albero che stai dimensionando. Ricavi questi due valori, li moltiplichi, dopo aver fatto il punto 1, quindi aver trovato l'L e aver trovato il D, vai a fare quest'ultima verifica e se anche allora questa ultima verifica cosa ti può capitare? Ti può capitare o che ci stai dentro tranquillamente o... Ma chi ci sta dentro non è più obbligo. Tu ci hai visto l'intervallo. Se non ci stai dentro, se sei il limite, ovviamente tu devi assolutamente... Cioè, formalmente tu devi intervenire con una lubrificazione, cioè quanto più ti avvicini al limite, quanto più devi stare attento alla lubrificazione. Alla lubrificazione. Ma il materiale, come vedi, quando sono scelto il materiale, anche se ho scelto il materiale, tu sei il limite, tu devi comunque tenere conto che tu sei il limite. Quindi magari... No, però magari tu devi stare attento a tipo di lubrificazione che tu fai, perché se tu stai più al limite tu sai che la bronzina è più soggetta al suo riscaldamento. Quindi tu stai più attento a lubrificarla, con attenzione. Cioè quindi anche se siamo fuori dall'intervallo. Se fuori dall'intervallo bisogna tu cambi le cose, tu ritorni da capo e tu rimodifichi. Prima tu provi ad aumentare leggermente la lunghezza, perché chiaramente cosa succede? Se te aumenti il diametro, ma non aumenti la lunghezza, se tu aumenti il diametro aumenti V, quindi non ha un beneficio, tu devi diminuire P, per diminuire P tu devi aumentare oltre il diametro l'L, per aumentare l'L per D, quindi se te tu c'hai e ti surriscalda troppo, se tu aumenti il diametro tu aumenti anche la velocità periferica e quindi tu vai incontro a, da una parte sì tu diminuisci P, ma dall'altra tu aumenti V, quindi non trovi grandi benefici, quindi se aumenti D devi poi andare ad aumentare anche L in modo che diminuisci il rapporto P perché c'è il prodotto L per D che vanno a diminuire. Vediamo ora l'ultima cosa, sempre riguardo alle bronzine, sono quelle assiali. Per quelle assiali c'è il dibattito su qual è la superficie d'appoggio. Cioè, mentre su quelle radiali è facile, il rapporto è il prodotto L per D, quando tu hai le ralle, non hai, questa è la ralla che appoggia, chiaro? Non è facile determinare la superficie d'appoggio. Come vedete varia a seconda di come è fatto. Se è fatto a piano, va bene, è l'area, non è però L per D. Come vedete nel caso delle bronzine assiali, non dipende dall'L, chiaro? Quindi dipende solo da D, chiaro? Quindi se io vado a fare tutto quel ragionamento, se è fatto ora, vale per i cuscinetti radenti radiali. Quando io ho quelli assiali cambia il ragionamento. Chiaramente non è vero neanche tutto quello che si è fatto sui perni, non abbiamo più il problema del perno su quelli assiali, chiaro? Perché chiaramente abbiamo un appoggio verticale. Quindi quando io ho quelli assiali ho semplicemente da calcolare la superficie d'appoggio, cioè allora, il dimensionamento della bronzina è sempre più ammissibile, però in questo caso ho la reazione vincolare che è quella che agisce sulla ralla, quindi nello specifico se io ho una ralla, questo è il mio albero, questa è l'asse di rotazione, ho questa superficie d'appoggio che è l'area dell'albero, chiaro, che può essere o l'area o se l'albero è fatto così è l'area di una corona circolare perché qui non appoggia, oppure se è fatta addirittura a sfera appoggia su una regione piccolina, quindi la superficie d'appoggio è solamente questa piccolina qui, quindi ho questi tre casi, se la ralla l'albero appoggia così, se l'albero appoggia così o se l'albero appoggia così, quindi l'elemento è determinare l'area dove appoggia.
Allora, nel caso di questo, nel caso 1, io non considero considero, vedete, che la superficie d'appoggio sia su 2/3 il raggio, cioè considero che non appoggi su tutto, che dalla parte laterale per vari motivi non riesca a appoggiare, quindi so caso relativo. Quindi suppongo che la superficie sia, quindi divido la superficie, non ci metto il pi greco, divido la reazione per 2/3 del raggio dell'albero. Quindi in questo caso io fo che il più ammissibile, ora qui mi dispiace perché c'è le lettere che si sovrappongono, qui ciò che R è la reazione vincolare, chiamiamola R asterisco, è la reazione vincolare fratto 2/3 del raggio o del diametro mezzi che è il perno. Va bene? Questo nel caso 1. Nel caso 2 considero più ammissibile uguale alla reazione sempre che agisce fratto, che è il caso 2, Ma nel senso ammissibile è reattivo. dove è reale? No, sopra, è rilevato Dove? Qui? anche. No, anche in quella sopra, sì. Qui? No, per essere ammissibile. Questa. Non Nella R. capisco dove. Nella Qui. R, sì, che cosa c'è lì? Questa è la reazione vincolare. Ma è quello dell'altro destro. All'asterisco, Ma dove? all'asterisco in alto a destra. Questo che cos'è? L'asterisco per Ma distinguerlo dal questo raggio. ok. Perché il manuale mette R, giustamente il raggio, io ho messo R come reazione vincolare, lo mette FA. O FN in questo caso, va bene? Ovviamente qui abbiamo FA che è la forza che si genera, la forza d'attrito. FN è la forza perpendicolare che preme. Chiaro? E qui cambia le zone di contatto, va bene? Che qui nel caso diciamo dell'invito è R1 più R2 fratto 2. RF più RI fratto 2, che è la differenza, va bene? Qui addirittura l'appoggio è, diciamo, a calotta sferica, va bene? E qui nello stesso modo si ricava con la pressione ammissibile il valore che si determina, va bene? Ok? E in questa maniera si dimensiona il diametro del perno. Ok? Va bene? Qui si determina solo il diametro, non la lunghezza. La lunghezza non è un elemento determinante. Permette la Sì? Guardiamo una cosa. E qui si ricava il valore, va bene? Qui è R, quindi e sarebbe R più RI fratto 2. Nel caso 2. Nel caso 1 si considera la lotta sferica, quindi si considera la superficie che appoggia, cioè qui non lo tratta di fatto. Perché questo non è legato al diametro di perno, è legato più a considerazioni. E quindi noi in questo caso abbiamo visto gli uncinetti radenti, va bene? Il dimensionamento degli uncinetti radenti. L'ultimo elemento che dobbiamo valutare appunto sono uncinetti volventi che già conoscete. Nel dimensionamento del cuscinetto volvente, nel dimensionamento del cuscinetto volvente, dobbiamo tener conto che
che tipo di cuscinetto noi abbiamo a disposizione, perché se voi prendete il manuale, diciamo, dei uscinetti volventi, il manuale dei uscinetti volventi è un manuale molto molto grande, dove ci sono dentro un'infinità di cuscinetti. Quindi qual è l'obiettivo del dimensionamento del cuscinetto volvente? Alla fine il cuscinetto volvente, al di là della procedura che seguiremo, che ora vedremo in questa lezione, l'obiettivo del dimensionamento del cuscinetto volvente è determinare un carico equivalente, sia questo statico o sia questo dinamico. Vedremo il confine tra i due, quando si può usare l'uno. Si può usare l'uno quando il cuscinetto gira molto piano, si usa il 2 quando il cuscinetto, è quello prevalentemente usato, gira a velocità importanti, per cui al carico reale che agisce sul cuscinetto dobbiamo considerare un logorio, un rovinarsi, un carico, diciamo, e lo logora anche in base al numero di giri che fa, che infatti si chiama carico dinamico. Cioè, una cosa è prendere un cuscinetto e applicarci un carico e starlo lì fermo, una cosa è prendere lo stesso carico e farlo girare. Questo tipo di sollecitazione è molto più gravosa per il cuscinetto. Quindi se io applico un newton a un cuscinetto fermo, o applico lo stesso newton a un cuscinetto che gira a 1000 giri al minuto, nel secondo caso il carico effettivo agito sul cuscinetto non è 1, ma è 1 più il carico dinamico. Tanto è vero, il carico dinamico verrà sempre maggiore del carico statico, che è quello tradizionale. Una volta determinato il carico dinamico, io entro nella tabella dei cuscinetti e scelgo il cuscinetto. Il problema è come in un manuale di 500 pagine andare nella pagina dove trovare il carico equivalente. Come faccio ad andare dalle 500 pagine con il carico equivalente che ho calcolato nella pagina che mi permette di scegliere il cuscinetto? Sarà un indice. No, a parte c'è un indice, però come scelgo il cuscinetto? Sulla base di quello abbiamo fatto l'anno scorso, sulla base della suddivisione cinematica, strutturale, elemento volvente. Chiaro? Cioè, quando noi andiamo nella pagina del cuscinetto, fa un esempio, ovviamente siamo a scuola, non c'è bisogno di conoscere tutto il manuale, ma c'è semplicemente bisogno di aprire la procedura di progettazione. Questo è importante. Ed è questo anche il cerco che vorrò sapere all'orale. Qual è la procedura di progettazione? Non mi interessa che sappiate a memoria nulla. Come si fa a livello di progettazione del cuscinetto? Chiaramente, quando noi andiamo a prendere il manuale dell'SHF dei cuscinetti, il manuale è questo, a parte l'avete visto anche l'anno scorso, perché teoricamente voi l'anno scorso avete fatto le tavole, chiaro? Quando noi l'anno scorso facevamo le tavole e prendevamo le norme dei uscinetti, eccolo. Questo è il manuale completo dei uscinetti, che sono una miriade di pagine. Chiaro? Come si fa ad arrivare dalla miriade di pagine alla pagina che ora vediamo e che su cui col carico equivalente andiamo a lavorare? Attraverso la suddivisione in cinematico, strutturale, elemento volvente. Quindi il cinematico mi dice se il carico è, se voglio un cuscinetto reggispinta, se voglio un cuscinetto misto o se voglio un cuscinetto radiale. Lo strutturale mi dice come voglio gli anelli, se li voglio regolabili, se li voglio fissi, se li voglio a tenuta. Chiaro, come sono fatti gli anelli, perché vi ricordate che il cuscinetto volvente ha tre elementi caratteristici: l'anello interno, l'anello esterno e l'elemento volvente. Quindi a livello strutturale questi due anelli cambiano il cuscinetto, chiaro? Cambiano la pagina del manuale, se lo voglio orientabile, se lo voglio fisso, se lo voglio con sede conica, con sede cilindrica, chiaro? L'elemento volvente cambia il cuscinetto, lo voglio a sfera, lo voglio a rulli, lo voglio a rullini. Cinematico, lo voglio regista a carico assiale, carico radiale, carico misto, chiaro? Tutte queste considerazioni vi permettano di muoversi all'interno del manuale
che è fatto un indice, giustamente mi diceva lui, però l'indice poi va selezionato e io scelgo il tipo di uscinetto e qui ce n'avete un'infinità, va bene? Qui a parte l'introduzione comincia poi nei uscinetti e ci sono, qui c'è tutta la parte introduttiva, comincia la serie uscinetti, cuscinetto neuronale sfere, radiali, cuscinetti ad anello regolabile, sempre a sfere, poi c'è due coronei sfere, tre coronei sfere, a rulle, a rullini, va bene? Con anelli particolari di tenuta, con l'oring, non l'oring, autolubrificante, cioè spaziate su tutta una miriade di uscinetti, ora vi ho visto a tediare, rulli, rullini, va bene? Eccolo qua. Cioè voi, e all'interno di questa tabella, cosa fate? Quando voi entrate in una tabella come questa, che entrate con il cario o C o C0, o cario dinamico, o cario statico, che avete trovato, ora vi insegno, conoscete il diametro interno, che è quello dell'albero, che è quello che avete precedentemente dimensionato, e in base al cario equivalente trovate il diametro esterno, quindi fate l'ultima parte, che è la parte dimensionale, diametro esterno del cuscinetto e larghezza. Chiaro? Fermo restante avete scelto il tipo d'anello, il tipo di elemento avvolvente e il tipo di ario che deve sopportare. Vi torna? Tanto poi il diametro non c'è bisogno. Cioè quello dell'albero. Quindi, voi cosa fate? Riapitolando. Uno. Scegliete l'aspetto cinematico, che vuol dire radiale, assiale o misto. Due, scegliete l'aspetto dinamico, strutturale, scusate. Strutturale che cosa vuol dire? Anello fisso, anello orientabile, autolubrificante, con anello tenuta. Riprendetevi tutto quello che abbiamo visto l'anno scorso nei uscinetti, va bene? Cioè non è casuale l'avrei fatto l'anno scorso, di la verità, aveva un senso. Poi purtroppo non su tutte le classi posso insegnare io la materia, io cioè ho una visione triennale della materia che insegno, non ho mai una visione legata al frigorifero. Questo è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, va bene? In cui abbiamo la suddivisione in quattro elementi, che sono quelli, ora vi permetto di aprire, come si arriva alla pagina. Perché se non capite la pagina, voi non dimensionate il cuscinetto. Come fa da un manuale di 1000 pagine a pigliarmi la pagina? Così, chiaro? Non è banale, ok? Se voi prendete il manuale vedrete che varia in base al tipo di cinematico, strutturale e elemento avvolvente, chiaro? Quindi due scegliete in base all'elemento strutturale. Vi ricordate cos'è l'elemento strutturale? Vi vedo molto scosso, per questo mi sono andato. L'elemento strutturale, ve lo faccio vedere, è questo. Magari riguardatevelo, ecco l'elemento strutturale. Anello fisso, anello orientabile, anello con anello di tenuta, anello con il fissaggio particolare sull'anello esterno, anello conico, se voglio montarlo su un albero conico per bloccaggio assiale. Quindi è una scelta che faccio. Chiaro? Una volta ho scelto questo, ho ridotto ulteriormente, ho selezionato. Quindi, bene. Poi... Non ci stanno ancora gli slide comunque, perché su troppo... Non mi buttare via.
Poi il terzo elemento, chiaramente tutto questo vi può aiutare anche in una logica non solo di dimensionamenti, ma anche di ragionamenti che fate. Il terzo elemento è l'elemento volvente, va bene? Elemento volvente intendo come numero o come tipo, quindi doppia corona di sfere, doppia corona di rulli, rullo, rullino, chiaro? E infine arriviamo al quarto punto, che è quello che guardiamo ora, che è il dimensionamento specifico del dimensionale, vero? Il diametro esterno, il cuscinetto è fatto da tre dimensioni, che sono, al di là che sia sfere, rulle e rullini, è fatto da il diametro interno, chiamiamolo di piccolo, il diametro esterno, chiamiamolo di grande, IB, che è la larghezza del cuscinetto. E come vedremo, in base a D c'è una famiglia di 5-6 cuscinetti che differiscono per la coppia di IB. Non è che posso pigliare IB che voglio e poi cambio D, no. Entro il D piccolo, ho 5-6 cuscinetti, 7 a seconda della tipologia, e scelgo tra questi 5 quello di diametro equivalente, il carico equivalente maggiore di quello calcolato. Se il carico equivalente che mi viene è superiore a quello che trovo, non esiste il valore massimo che trovo all'interno del gruppo dei 5, non raggiunge il carico equivalente, ho due strade. O ne metto due o cambio tipologia di cuscinetto. Chiaro? Se c'è una sfera metto un rullo e ha carico equivalente più elevato. Mi seguite? Quindi ritorno indietro ai 2 e 3 e l'1 rimodifico, cambio pagina. O cambio pagina o sto nella stessa pagina mettendone 2. O cambio il diametro interno, ma questo è molto più improbabile. Chiaro? Perché magari il diametro interno condiziona altre cose. Chiaramente quando arriva il cuscinetto l'albero l'ho già dimensionato. Chiaro? Come calcoli il carico equivalente? Il carico equivalente c'è vari modi. C'è una formula banale che è questa, che il carico equivalente, che allora è L10, che è 1 milione di cicli, è uguale a il carico equivalente fratto P per l'esponente P piccolo, dove P piccolo è uguale a 3 per le sfere, 10 terzi per i rulli. Da questo riavo il carico equivalente, dove L10 è il milione di cicli. Come calcolo il milione di cicli? Il milione di cicli lo calcolo con l'ora di funzionamento che voglio il cuscinetto abbia, perché ricordate che si disse l'anno scorso che mentre l'albero è dimensionato a vita, il cuscinetto è dimensionato a vita. Quindi se io mi metto l'ora di funzionamento 10.000 ore, io nel manuale di uso e manutenzione metto a 10.000 ore manutenzione ordinaria, sostituzione del cuscinetto. Io posso non farlo, ma poi mi assumo tutte le responsabilità di fatto, mi si rompe il cuscinetto, mi si blocca un albero, mi si rovina. Io almeno 10.000 ore lo garantisco, dopo, quindi le ore di funzionamento mettiamo 10.000 per il numero di giri, perché ogni giro è un ciclo, però siccome il numero di giri è minuto, se viene per esempio 1.000 giri, lo moltiplico per 60 per portarlo alle ore. Tutto questo fratto un milione, perché è un milione di cicli, 10 alla sesta. Il P è il carico. Il carico, come vedremo, è un carico misto. Spesso in un cuscinetto ci sta parte di carico assiale e parte di carico radiale. Il carico effettivo. Sul cuscinetto ci sta parte un carico radiale e parte un carico assiale. Tutti e due collaborano, perché poi di fatto mi devo riportare a un P equivalente, come si fa nello stato di sollecitazione. Quindi io ho un coefficiente per il carico assiale, XA, per il carico FA assiale, più un che sarebbe per noi l'orizzontale, vero? Quello si chiama con H, chiaro? Più un coefficiente radiale per il vertical, per quella verticale, che lui chiama FR. Ah, noi si chiama tipo la X e la Y. Noi si chiama H e V. Quindi ho due coefficienti SR che ricavo sempre dalla tabella, sempre dalla pagina del manuale del cuscinetto. Chiaro?
Ora poi dopo vediamo anche come calcolare V. Come si fa a calcolare V? Se si fa nel manuale cuscinetto, sono arrivata alla fatidica pagina, si diceva prima, sulla base dei tre punti che abbiamo detto prima, elemento volvente, strutturale e cinematico, quando si arriva a determinare il... A parte i cuscinetti l'avete già fatti questi qui, no? Sì, io voglio, se l'hai già fatto tranquillo. Quindi già mi seguite? Ma sarà anche scelto il cuscinetto. Perché alla fine insomma di compito c'era. Sì, c'era la parte di scegliere. E una volta vicino vai in manuale e scegli il cuscinetto del primo fuori. So che non lo sai più. Il compito degli altri era anche. Allora questo esempio è la tabella di un cuscinetto. Ci sono vari tipi di uscinetti, va bene? Quando tu vai qui, in questa tabella ovviamente, tu puoi riavare il coefficiente eccoli qua. Per calcolare il carico equivalente, eccolo qua, in base a E che cos'è? Ve lo dice lui, in base a fuori rapporto FA su FE e in base al valore che mi viene, se viene maggiore o minore di E, posso calcolare il coefficiente, va bene? Se E viene inferiore a questi valori, a 0,22 io piglio, non considero il carico assiale. Se invece il rapporto FA su FE mi viene maggiore di questi valori, vado a calcolare il rapporto coefficienti, dove ora è assiale e radiale, dove FA, dove il rapporto, diciamo, dove qui X, eccolo qua, che tra il carico equivalente, eccolo qua, dove il rapporto dove x è della parte radiale e y è della parte assiale, va bene? Qui si riporto valori e calcolo il carico equivalente. Una volta caricato il carico equivalente lo metto nella formula e ricavo il carico. Ora, qui c'è da fare altre considerazioni. Questo è quello banale, va bene? Perché qui a questo punto vi viene il carico equivalente, con un'operazione matematica, il carico equivalente è uguale a il P per la radice piesima, che può essere 3 o di 10 terzi, della L10. E questo è il carico equivalente, poi io chiaramente entro nella tabella. Ora però il manuale vi dà anche altri fattori di tener conto, che sono, e ve li voglio fare. Il manuale vi dice a parte le formule che ho detto ora io, va bene? A parte la formula che ho detto ora io,
vi dice di tener conto, va bene, del P, come ho detto io. Il C0 è per i uscinetti sollecitati staticamente, quindi staticamente si intendono che si muovono non in maniera rotatoria ma in maniera anche intermedia alternata o comunque che non hanno grandi effetti di movimento. In questo caso qui, anche qui abbiamo il P0 che può essere calcolato in FR oppure con il carro radiale assiale. Il C0 si calcola semplicemente moltiplicando il P0 per un coefficiente S0 che ricavo da questa tabella. Va bene? Coefficiente di sicurezza, in base al tipo di uscinetti, in base al tipo di esigenze relative alla silenziosità in presenza di vibrazioni, permette di calcolare S0 e di calcolare il valore di C0. I 0 y con 0, come si è visto prima, si trova nel manuale dei uscinetti. Quando si va nel manuale degli uscinetti, ovviamente si trova i coefficienti. Va bene? Queste sono le ore di funzionamento per le 10, di prendere come riferimento, se non vengono esplicitamente dichiarate. Sono le ore di funzionamento consigliate per il tipo di macchina che voi avete. Chiaro? E questi poi sono gli eventuali accoppiamenti consigliati. Questo vi serve più che altro per tecnologia, no? Che tipo di accoppiamento albero foro, quello si fece l'anno scorso. Questo è l'erenza. Sì, allora, o leggera interferenza con l'HGE5, o carichi leggera a maggior precisione, oppure con carichi parecchi elevati si cerca, dove c'è maggiore rischio che si possa muovere sull'albero con interferenze più Lo relative. si metteva sempre K. Perché sono leggeri carichi. Il K è leggera interferenza, è un po' pericoloso, se il carico è elevato tende a sfilarlo. E anche qui vedete sul foro, va bene, e questo è rilevato. Poi, va bene, le disposizioni va bene. Ok. Mi sembrava ci fosse anche dei vari coefficienti anche qui, però ora non li vedo. Pietro, te ce l'hai il manuale? Era vivo Pietro. Sì, io ce l'ho il manuale. Prova a vedere un attimo se ci mette altri coefficienti correttivi. Giusto per controllare se c'è altri aspetti. Allora, qui il manuale fa presente il discorso della... Va bene, questo è quello che ho detto io. Tiene conto dell'L10, se invece di esserci un moto rotatorio c'è un'oscillazione, diciamo, non sul giro completo, non rulla ma oscilla da una posizione centrale in angolo più o meno. Lui dice di come considerare l'L10 d'oscillazione invece l'L10 puro, in base all'angolo d'oscillazione, che chiaramente è un po' meno gravoso. Poi abbiamo, vabbè, questo l'abbiamo visto, il carico dinamico l'abbiamo visto come fare a calcolarlo, sia assiale radiale, il C0 l'abbiamo detto. Quando diciamo o ruota poco o non ruota per niente, poi ecco questo mi si è anche girata. Poi abbiamo l'elemento caratterizzante va bene, il coefficiente di sicurezza per C0 va bene, la tabella di durata va bene, norme di montaggio di uscinetti volventi l'abbiamo visto, sono le tolleranze, bene, bene. Bene, questo è, diciamo, montaggi. Poi montaggi. Ma vedete, qui considera, volendo, alcune correzioni per il calcolo noi sono più uscinetti lineari, quindi un centro nulla l'abbiamo fatto noi. No, niente, quindi va bene più o meno come l'ho fatto io, dai.
qui fa considerazioni niente, va bene, quello abbiamo fatto, dai, non c'è niente da aggiungere, questo è un po' anche manuale su questa linea qui, quindi questo è per il dimensionamento. Una volta c'è l'equivalente, io entro dentro la tabella del manuale che ho determinato, per esempio supponiamo di essere aveva ragione, diciamo, tagliato le parti, eccolo qua. Supponiamo di avere un diametro di 20, un ceo equivalente di 20.000, il ceo equivalente è la seconda colonna, prendiamo questa, CTRL-C, Paint, CTRL-V, supponiamo io abbia calcolato un... che mi sia venuto fuori un CEO equivalente dal calcolo, va bene, in base all'ora di funzionamento è tutto, un CEO equivalente di 20.000 newton dinamico, io a questo punto ho un diametro di piccolo che è 20 mm dallo studio precedentemente fatto, entro qui, ho scelto dall'1, 2, 3 il cuscinetto a una corona di sfere, quindi sono qui, questo è il mio oso, entro dentro questo per scegliere il cuscinetto, eccolo qua, madonna mia, io non so come mai ogni tanto questo oso si blocca, ecco, mi si è bloccato. Ma questi non vanno in ordine, cioè vanno tutti... Non vanno in ordine che vuol dire? No, dico da più piccola a più grande. Sì, sì, vanno da più piccola a più grande. Vedi il diametro interno, dall'8 e cresce. Chiaramente i diametri interni segue la serie... Ah, ma vado pronto. Segue la serie di Reinhardt, no? E qui tu ti pigli 20, cuscinetto di 20, e che 20.000 tu devi pigliare questo. Chiaro? Che ha 37, quindi tu pigli diametro esterno 72, larghezza 19, diametro esterno e larghezza, diametro esterno e larghezza e di piccolo, va bene? E questo è il cuscinetto dimensionale. Okay. Tu cambi tipo di foto, tu vai a cercare un'altra pagina. Se poi invece io vedo che è 40.000 e quindi non ci sto, o cambio il cuscinetto, cambio il diametro, piglio 30. Se è 40.000, o ne metti due da 30.000, o cambi diametro interno, molto più improbabile, oppure... 40.000 basta. Ma cioè, in teoria... 40.000 non basta, è 37. Basso. Eh? Bisognerebbe pigliare quello più basso. No, più alto, questo è il carico equivalente che sopporta. Quindi devi pigliare superiore a quello che sta calcolando. Ah, 40.000 è il carico equivalente, non quello di cuscinetto. No. Se sopporta un carico di 20.000, è che si va a pigliare quello da 30.000? No, supponiamo ora che ti venga 40.000. Ah, ok. Se ti viene 40.000, questo non lo può prendere. O ne metti due, oppure vai a cambiare uscinetto. Per esempio, tu prendi un rullo e tu vedi a 20, tu vai a 41,3. Ok? Ti torna? Ma non ho capito perché sviglia maggiore. Cioè in teoria, se sviglia maggiore... Mettiti venga un carico equivalente di 40.000. Con un albero di 20, come fai? Ah, vabbè, perché 30.000 è troppo basso. Ah, ok, vabbè. Una vez fatta anche io, no, Franchino. Dicevo prima da 20.000, cioè se viene 20.000 perché... Se viene 20.000 no, 20.000. Però ti ho detto, supponiamo di avere, ora, altre ipotesi. No, ora ho capito. Cari equivalente, 40.000. No. Con un diametro interno di 20, hai due strade, o metti due uscinetti sfere che fanno 30.000, o ne metti un arrullo che fa 41,7. A seconda se tu puoi privilegiare l'ingombro, o se tu puoi privilegiare le perdite per attrito, o tu puoi privilegiare il rumore, perché il rullo fa più rumore, tu puoi privilegiare la rigidezza dell'albero e via dicendo. Ti torna? Chiaramente mettere due sfere così vuol dire pigliare 19, 19, 38. Pigliare un rullo vuol dire mettere... Oh, sembra destino stamattina, non mi riesce...
gestire le pagine senza mi scorrere ogni osso. Ecco, tagliavo preciso, guarda. Madonna. Tu puoi pigliare un rullo di 20, viene 21, invece è 38. Chiaro? Ok? 21 è la larghezza, con 41,3 ce la fai. Questi sono tutti ragionamenti e poi è lasciata la vostra capacità, diciamo, e sensibilità di progettazione. Ok ragazzi, dubbi? Tutto chiaro. Dai.